Nico! Nico! Per la squadra del vetrano! A faccio? Per la squadra del vetrano! Ma che cazzo stai lì? Ma chi io? Ma col pallone? Sì, col pallone, ciao. Ah no, no, ma perché il signore mi fa mai trovato? Ma dove vengo? Ma ne scocciavo il vetrano, mani. Vero? L'hanno forzata proprio. Ma che? È la squadra per l'aria. Sì, addio. Sì, dentro. Oh, Nico! Ma sei nudo, Dio, ma un fatto dove va? Ma anche tu, Nico, ma puoi lasciare la roba in quel modo sopra? Sopra. Mister. Non c'era niente. Questo hanno frugato. Ma l'assicurazione c'è? No, cristallo! No! Bravo Somaro! Allora proprio. No, la sono tonto, di mai la vista. Visto. Ma Dio, cala dentro, dai. No, guarda, mi fa fare la denuncia subito. Vabbè, però, il sito l'ho lasciato. Era bloccata la carta subito, tutto quanto. È quella carica la carta? Quando mi hanno preso la merendina che c'era. Che c'è un po', amico! E vinto il magnano, Ma perché muoiono questi? Vitti e leoni, Ma intanto va dentro, dico che è freddo, dai. Nicola Marianeschi, benvenuto a Caffè Sport! Voi ragazzi siete handicappati, Dio. Voi siete, non siete normali, ragazzi! Io penso che voi non siete normali, madonna cara! Andrea, scusa, mi hanno fatto uno scherzo delle persone che non sono normali e adesso... Ma come sapevi tu? Ma sei normale anche. Allora sei normale manco tu. Ma leva sto cartello, leva, dai, Dio. Ma mi ha spaccato il vetro della macchina, ma come si fa? Dai. Via cartello. No, dai, ma butta via sto cartello. No. Mi ha spaccato il coso della macchina. Ma che? Così dai me la fai nuova adesso. Ma che? 10 anni di vita, penso. Via cartello. Via cartello. Io ti stavo a chiamare per bloccare la carta, considera, diavolo maiale. Che te. No, non ci sto a credere, dai. Guarda, è tutta colpa del ciuca. Ascolta, dietro. Ebbè. Ecco perché. Andrea, mi scuso per il disturbo. Pia, pia, leva. Ciao, buona serata. Ciao. No, ragazzi, voi non siete normali. Vieni che c'è la bracciola calda. Adesso, come fai, Nico? Vai dal carrozziere, che è uno che è stato allo scherzo, ti rimonta il vetro gratis. Ma dimmi una cosa, ma tu sei convinto che il vetro è rotto? Nico, un po' fai questa magia. Ma tu sei convinto che il vetro è rotto, Nico? Tu sei tonto! Tu partiva, andava giù col vetro aperto, poi lasciava aperto. A un certo punto, involontariamente, domani, dopodomani, alzava, hai capito? Ma secondo te, ti rompevo un vetro? Prova a alzare il vetro. Andava a casa guarda, bravo, ma no, ma perché tonto? No, perché tonto? Non ti dovevi niente, tu dovevi andare a casa col vetro aperto. Ma non dentro asciugato. Ma la colpa è il sai di chi è? Con la luce accesa. Ma poi no, non hai capito la cosa che mi ha fatto un guastì. Le merendine, no. Ma poi l'hanno a toccare le merendine. Dai, via. È incredibile. Adesso non ti preoccupare che gliela studio io. Te. Gliela, gliela studiamo cottura, che anche da lì hanno paura. Madonna sta...